Dicevano che non ce l'avrei mai fatta. Dicevano che era troppo difficile per me. Dicevano che non ero una renna pronta. Invece no. E invece no. Ci sono riuscito. Andiamo. Hello guys, Ranger here, benvenuti in questo nuovo video qui su Monster Hunter 3 Ultimate, ovviamente versione Wii U. Allora, aspetta che sto sistemando il volume del mio bellissimo televisore, perché se no lo sentite anche voi, a me basta proprio un minimo dei suoni per capire un attimo che cazzo sta succedendo in The Quest. Allora, oggi siamo sempre online, come vedete ci sono diverse persone con noi, c'è questo J-Breed, questo K e questo, come ti chiami tu? Fermo, e questo Weeboo. E andiamo a cacciare due draghi, andiamo a cacciare il Rathalos, due Rathalos azzurri. Brothers, i draghi sono i più belli, i più sono loro. Cioè, io amo i draghi di questo gioco, sono bellissimi. E noi siamo pronti per partire. Stiamo partendo, io sono felicissimo del fatto che la serie vi stia piacendo, felicissimo del fatto che comunque voglio continuarla, felicissimo del fatto che, anche se non ha le stesse visualizzazioni di Minecraft, noi ce ne sbattiamo altamente i coglioni e andiamo avanti nella serie, perché voglio farvi vedere un po' di boss, un po' di mostri, un po' di armi, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, siamo nella foresta di Moga, e quindi possiamo, è la mappa base, quella che conosciamo dall'inizio del gioco praticamente, e sto utilizzando, come nello scorso video, quello del Barrot, la katana che si chiama, aspettate perché me l'avete chiesto, questa è la katana, equip, è la Shark Barbarico, che è un'arma rara a livello 6 e non è proprio il massimo. In realtà volevo fare la parte no dopo, ma non posso farla perché mi sembra del sangue di drago anziano, no, ho la gemma di un drago anziano, non mi ricordo bene, che sono praticamente i boss finali tra virgolette del gioco, e quindi non ce l'ho per adesso, brothers. Però appena potrò ve la porto a livello massimo questa katana. Tranquilli, questa vi regalano il modello precedente, in realtà questa qua, che poi dovete potenziare. Ve la regalano quando battete, se non mi ricordo male, la Jacruz nella storia singola, ok? Quindi una cosa che fanno praticamente tutti, anche perché se non fate la storia singola di questo gioco, oltre al fatto che non imparate a giocare se non sapete giocare, ma non potete fare un cazzo perché non avete l'equip. Guardate che bello, vieni qua. No, una bolla mozzata su per i coglioni, ti piace? Raga, allora, questo Rathalos si chiama appunto Rathalos azzurro perché la sua versione originale in realtà è rossa. Esteticamente io preferisco quello azzurro perché è bellissimo, queste ali verdacee, stavo dicendo violette ma in realtà no, sono verdi. Queste ali un po' verdi, queste sfumature, è bellissimo. Oh, grande danza, guarda come danza Randy. Ok. E quindi niente, è un mob fantastico, a me piace un sacco e infatti è la prossima armatura che mi farò. Quindi questo ci stiamo facendo, Rathalos azzurro, l'ho aperta io proprio perché voglio farmi un'armatura di Rathalos azzurro. E gentilmente un bros che è entrato qui in stanza aveva una missione di doppio Rathalos azzurro, quindi doppi pezzi, e la cosa ci fa solo che piacere. E ve ne volevo portare uno, ve ne porto due, e la cosa è fighissima. Una cosa che forse molti non sanno: quando le quest hanno più mostri, la vita dei mostri viene dimezzata, cioè nel senso viene diminuita in base al numero di mostri che c'è. Per dirvi, se la vita di un mostro è 100, facciamo in questo caso la vita del Rathalos, facciamo in questo caso il 100, visto che ce ne sono 2 diventa 50, e questa cosa è valida per tutti i mostri. Se ce ne sono 4 diventa 25 e così via, per darvi la possibilità di completare la quest nel tempo che vi viene dato, che è standard per tutte le quest. Quindi non diciamo che sarebbe davvero tosto se
scusate la tosse, ma sono ancora raffreddatissimo, brothers. E, sarebbe davvero davvero tosto se avessero la vita full quando sono più di uno. Eccoli là, due insieme. Anche perché poi fanno doppi danni se stanno insieme e vi pigliano. Quindi, cioè, vorrei dire. Non è proprio semplicissimo. Allora, io direi di andare. No, dobbiamo andare. Dobbiamo inseguire l'altro che è sceso di qua. Quindi ci dobbiamo buttare. Giambaloio! Corri però. Giambaloio! Yuppie! Ce l'abbiamo la trappola. Non mi dico, mi sa di no. Mi sa che non ho preso la trappola, brothers. Che mi sono proprio dimenticato. Infatti, vaffanculo, non ho preso la trappola. Vabbè, ce l'hanno i membri della squadra. Mettiamoci qua, tutti dietro la trappola. Adesso stiamo cercando di catturarlo. Non mi ricordo se abbiamo già catturato qualcosa insieme. Ma adesso vi faccio vedere, veramente il mostro va sulla trappola, si è le scosse trizzas, vedete così, elettrizza, e si mette a nanna. E non possiamo scalcarlo, mi sembra abbiamo catturato il Barrot, forse abbiamo catturato il Barrot. Comunque, non si può scalcare, ma riceveremo degli oggetti bonus a fine quest. Soprattutto gli oggetti bonus, cioè gli oggetti rari, perché ci sono degli oggetti che i mob non droppano sempre, ovviamente. Per esempio le gemme, per esempio i mantelli, eccetera eccetera, che sono, facciamo un segnalino, perfetto, che sono molto rare da trovare, con un drop del 2-4% più o meno. E quando vai a catturare il mob, questo drop raddoppia. Quindi invece di essere 2% diventa 4, invece di essere 4 diventa 8 e così via. La cosa è che cazzo ve lo dico a fa, che è comoda, cambia visuale, prendilo. Non l'ho preso, vaffanculo, però non mi volevo fermare. Perché se si muoveva andava a finire che lo prendevo. Vabbè, ho fatto una danza a svuotolo. Una cosa mi avete chiesto ieri, non mi ricordo se l'ho detto ieri, per me è ieri, per voi non so quando faccio uscire questo bellissimo gameplay. Con la katana non hai la parata. A seconda dell'arma hai un'abilità particolare. Con spada e scudo, per esempio, hai la parata. E con lo scudo puoi stunnare meglio i nemici colpendoli sulla testa. Stunnare sarebbe stordire, ok, in italiano. E invece con il martello fai una rotola su te stesso che fa un macello di danni. E anche lì, se colpisci col martello sulla testa, stunni. E con lo spadone hai la parata, ma hai anche una mossa caricata che fa un fracchio di danni. E ogni arma ha la sua, ovviamente, mossa speciale, le sue combo, le sue particolarità, perché sennò non avrebbero senso di esistere. Cioè, solo per un punto di vista estetico, sinceramente, non mi sarebbe sembrato. Io ho rotto l'ala. Non mi sembrerebbe una scelta saggia, no, da fare, solo perché c'è, appunto, diciamo, oh, dorme. Dorme, cazzo, l'ho svegliato. Forse volevano metterci la bomba. Vabbè, ma io volevo fare questo. Brothers, mi dispiace. Uccidiamolo. Fate quello che cazzo volete voi. Ma non mi. No, infatti, what the fuck, dude. Sorry. Aspettate, glielo scriviamo perché. Sorry. Ok, io ho scritto Orri, ma vabbè, non lo stesso. Se penso abbiano capito. Adesso cambia zona. Ci sta perdendo davvero poco, brothers. Pensavo di metterci di più in realtà per fare due rata los azzurri. Vorrei mantenere più o meno un mostro a video, perché se no ce li bruciamo troppo velocemente, brothers. Perché voglio fare un video a mostro e poi non un video a arma, perché non conto di farle tutte, anche perché i crafting sono assurdi. E oltre a chiedere tanti soldi richiedono un sacco di pezzi. E quindi un video ad arma no. Però un video a mostro assolutamente sì. E voglio farli vedere un po' tutti quanti nelle varie versioni. E non voglio bruciarmeli tutti insieme. Ecco, quindi per quelli che mi chiedevano, fai più di un mostro in una puntata. No, brother, se ne facciamo una un po' più corta. Anche perché questo cazzo del gatto va che è un amore a livello di qualità. Se vedete questo video in 720p, cosa che vi consiglio, la qualità è davvero buonissima. Io mi sto trovando benissimo. Pensavo che con la Vermedia avessi trovato il miglior game capture, e invece l'Elgato è tutt'altra storia. Molto 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 più a livello qualitativo, è molto 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 meglio secondo me. Ed è una figata pazzesca, se no per il fatto che andare a oppare i video che faccio è un'ammazzata, perché pesano quanto due video che facevo prima in uno. Quindi non è il massimo. Prendiamo la coda.
coda formi, frusta, Rathalos azzurro. Ottimo. Sta sobbalzando. Andiamo a dargli un paio di mazzate. Guardate con lo stordiscolo, con le bombe luce. Quelle sono bombe luce. Flash bomb in realtà in inglese. Qua non mi ricordo in italiano com'è la traduzione, ma ci siamo. Dobbiamo catturarlo. Abbiamo una trappola? Mi sa di no. Trap? Sì, Weebob ha una trappola. Però non piazzarla in un posto così scrausus, bro. Vediamo di ecco, teniamolo un po' istupidito per il momento. Dai. Piazza. Oh, l'hanno piazzata. Grande. Nostro, è tutto nostro. Questa era la nostra missione del doppio... Rathalos azzurro. Poi ci sarà anche la versione argento, brothers. Però quella è di livello decisamente più alto del mio. E anche quella del Ratian d'oro è di livello decisamente più alto del mio. Purtroppo andiamo a vedere che cosa ho droppato, perché devo farmi l'armatura. E quando vedrete l'armatura di Rathalos azzurro, forse l'avete già vista addosso a qualcun altro, mi aiutava negli scorsi video. Ma comunque vi assicuro che è una figata immensa. Quindi, brothers, tranquilli, che vi piacerà. Facciamo così, la Babilla, babà. Che cosa stai cercando tu là sotto, bro? Cosa c'è qui? Cosa io che non vedo, va bene lo stesso, lo vede solo lui. Ho mal di gola, è impressionante, brothers. Ma davvero una cosa schifosa. Dai, bello. Guardate com'è dolce quando dorme. Ciao, bello, ciao, che dolcino. Sì, se quello ti stai chiedendo, ho addosso la pelle di tua moglie. Sì, perché dovete sapere che Rathalos e Ratian sono maschi e femmina della stessa specie. Ratian è la femmina e Rathalos è il maschio. E appunto, Rathalos vanno a coppia e sono Rathalos normale con la Ratian normale. Quanti frammenti, cazzarola. Frammento, ossi, Durala, frammento, sacca esplosiva, perfetto, sacca esplosiva. Questo è comode, bisturi Rathalos, ottimo, midollo Ratian, ottimo. E la frusta Rathalos azzurro. Abbiamo guadagnato anche 5000 e rotti cosi. Abbiamo ucciso il Rathalos più azzurro più piccolo che io abbia mai incontrato per il momento. Bene, brothers, noi ci vediamo nel prossimo video. Salve i progressi, lasciate un mi piace, un commentino. Fatemi sapere se nel prossimo video volete vedere qualche mostro in particolare, o se vi va bene questa cosa che li scelgo io e cerchiamo di cambiarli sempre. Niente, lasciate un mi piace, un commentino. Passate alla pagina Facebook, che come sempre trovate in descrizione. E nulla, enjoy, e che la rena sia con voi. Bye bye.